mia. Eccolo, eccole. Ogni tanto mi viene un dolore qui. Qua? Magari un giro d'aria, non so, hai fatto uno sforzo. Mamma, mamma, mi spieghi perché questa maglietta è ancora bagnata? Te l'avevo detto che mi serviva per oggi. Scusami, mi sono dimenticata. Sì, dai. Dai, però. Ciao, zia. Ciao, tesoro. Senti, me l'hai presa la rivista che ti avevo chiesto? Sì, eccola, è qua. Arte e visioni. Ma no, mamma, ti avevo detto visionarte. Un favore ti avevo chiesto, mamma. E vabbè, mi sono sbagliata. Fame. Ciao, belli. Ciao, tesoro. Ah. Tesoro, ma che ancora non è pronto? Dai che devo scappare. No, ma un minuto è pronto, dai. Ecco, è tornato. Vabbè, immagino. Ho capito cos'è. Cos'è? Ti serve una mano. Ma va là, devo solo fare un piatto di spaghetti. No, non hai capito. Una mano a ritrovare il tuo equilibrio bioenergetico. Bio che? Energetico. E tu sapevi dell'esistenza di questo centro bioenergetico? Non mi hai mai detto niente. Vabbè, primo, non sapevo che ne avessi bisogno. Secondo, non immaginavo che ti piacesse così tanto. Ah, mi ha aperto un mondo, mi ha aperto, altro che... Cioè, praticamente tutte le risposte che non dai e che invece dovresti dare, no? Molto spesso. E tutte le energie che si bloccano perché tu non fai fluire le emozioni, non dici quello che devi dire, no? Ti creano un blocco qui che poi si trasforma in mal di schiena. Cioè, è l'armatura. L'armatura caratteriale. Ah. E con la respirazione circolare invece tu fai fluire tutte queste energie, no? Le fai fluire, quindi butti fuori tutto quello che devi dire. Rebirthing transpersonale si chiama. Sì, però lo devi fare bene, vedi? Spalle erette, parallele al terreno, così il busto bello teso, il viso rivolto in avanti, così. Prendi esempio da me. Sì, da te devo prendere esempio. Fai tanto la sorella maggiore, ma poi che cavolo ne sai tu della vita? Bell'esempio che sei. Vabbè, ma cosa c'entra, scusa? Oh, no, scusami, che non volevo... No, sta cominciando a funzionare. Stai mollando i freni inibitori. Ah. Però, usare con cautela. Sì. Ciao, tesoro. Ciao, amore. Oh, ma manco stasera è pronto. Lì c'è la padella, lì c'è il sale, lì c'è l'olio, in frigo ci sono le uova. Se assembli tutti questi elementi otterrai come per magia una frittata. Buon appetito. Ciao. Ma, senti, allora io con papà ne ho già parlato, no? Sì. Questa settimana vado fuori in campeggio. Certo, una bella vacanza è quello che ci vuole dopo un anno di vacanza. Di un po', tesoro, quanti esami hai dato negli ultimi 12 mesi? Io? Uno e mezzo. Uno. E all'ultimo appello ti hanno anche buttato fuori, per cui se vai avanti così è meglio che ti abitui a viverci all'aria aperta, altro che campeggio. No, ma non ti riconosco più. No, sono io che non mi riconoscevo più. Dia un po' le pagine gialle e chiamiamo un esorcista. Ciao, tesoro. Tesoro? Che è successo? La mamma. Beh? Dice delle cose in un modo. Non lo so, io non la capisco più. Di mamme. Vabbè, comunque, qui abbiamo un problema, è ora di risolverlo. Silvana! Sì, amore. Sì, amore, ciao. Che c'è? Che c'è? Ehi, che succede? Senti poi, ragazzina. Non so se ti rendi conto di quello che dici. E poi con quell'aria da... Brava, così, e infatti, Silvana, su, ammettilo, non sei più la stessa, noi non ti riconosciamo, siamo veramente preoccupati, eh? Avete ragione. Oh. Esprimere. Esatto. Amore, Marco, siediti anche tu, lì. Vi capita mai di sentire come una claustrofobia emotiva, come se voi viveste ma con l'anima costretta dentro un ascensore? Io chiamo esorcista. Dai. No. Tutti noi abbiamo un urlo compresso dentro di noi, no? Anche tu ce l'hai. Però liberarsene è facile. Basta forzare l'armatura. Si può fare, fatelo con me. E una bella respirazione circolare, occhi chiusi, aiuta. Chiudete gli occhi. Chiudiamo gli occhi. Dai, respiriamo. Così. Circolare, bravi. Che sentite? Mamma, sei vecchia. Ah, yo! Respira. Brava, Alessia, se era quello che sentivo, hai fatto bene a dirlo. Continuate. Marca, l'università sei l'unica andà bianco. Amici tua, c'hanno tutti la ragazza. Organizzati, dammi una soddisfazione, trovate una.
Amore, amore Cesare. Chi quel quattro occhi si è marcare burscioso zeccoso? Tesoro? Ehi. Ma hai visto Isa? Non la trovo più. Ho fatto un respiro circolare, tesoro, e poi gli ho detto quello che pensavo veramente di lei. A quest'ora già sta a Cracovia. Ma non è vero, dai. È vero, è vero. Se sta proprio una favola senza l'armatura, amore.